Sarebbe quella la metropoli? Certo, non è grandiosa, Francis? Solo a vederla ti cava il respiro. Ma non l'appetito. Ma come puoi guardare uno spettacolo simile pensando a argomenti così profondi? L'appetito è una faccenda importantissima. Te ne accorgerai presto se non ci spicciamo a piantare un po' di lattuga. A New York piantare lattuga? Ma sei matto? Ah, vorrei dire far denaro. Non ti preoccupare, troveremo un posto. Noi? Lascia che pensi, cosa credi che potrei fare? Pietà, come al solito. Lo sai che ho una piccata inclinazione per il giornalismo? Non ci avevo mai pensato. Quei polmoni che hai, Gazzetta! Ultima della sera, Gazzetta! Ho detto giornalista, non giornalaio. Sono stato perfino direttore di un giornale. Certo. Ma di che giornale? Dell'Eco delle Valli. Oh, mai sentito nominare. Tirava 200 copie. L'avventura comincia da giornalista di villaggio a magnate della stampa. Hai così poca fiducia nelle mie doti? Zero. Per quanto non pretenda di essere fatto direttore così su quei piedi. Che modestia! Col mio passato e le mie attitudini ho tutte le probabilità di diventare qualcuno. Vedrai che arriverò in alto, molto in alto. Sì, in soffitta. Farina, manoscritti. Signorina! Ehi, Peter! Quando hai spazzato la stanza, hai visto la mia pipa? Pipa? Oh, ma io non faccio più pulizia, signor Ross. Ma lo chiederò al nuovo incaricato. Sono stato promosso fattorino. Congratulazioni. Grazie. Se continui così dovrò stare attento al mio posto. Oh no, non aspiro alla cronaca sportiva. La mia passione sono i delitti e i ricatti. Le storie col brivido, come quelle del signor Austin. Ehi, fattorino. Ah, mi scusi, eccomi. Eccomi a lei, signor Austin. Sul tavolo del direttore, io devo filare al commissariato. Buon lavoro, signor Austin. Grazie, piccolo. Questa è una cronaca piccante, secondo lei? Risciacquatura di piatti, ecco cos'è. Che colpa ne ho se il gran mondo si è ammosciato in quest'ultima settimana? Si è tanto ammosciato che Van Cleve stanotte si è preso una bottigliata in testa e la piccola MacArthur è in luna di miele con una guardia. I nostri concorrenti l'hanno già stampato. E hanno dovuto scucire 1 milione e rotti per calunnia. Le piacerebbe questo? E il signor Austin manda questo. Gradirebbe un buon cognacchino, signorina? No, grazie. Ma se porti un bicchiere di stricnina, quello l'apprezzerò molto. E che dice? Lei scrive articoli stupendi, non ne perdo uno. Molto gentile, ma temo che d'ora in avanti li perderai tutti se non riesco a rovistare nei panni sporchi di qualche altro papavero. A Torino? Con permesso. Secondo lei, la signora Potterby appartiene all'alta società? Signora Betty Potterby, la moglie del banchiere? Sì. Altissima società. Perché? Hai saputo qualcosa? Avanti, avanti, fuori. Cosa sai della Potterby? Oh, di lei non so niente, ma so qualcosa di una corista chiamata Gioia... Cosa ha a che fare questa Gioia con Betty Potterby? Con lei nulla, non la conosce nemmeno, ma con suo marito. Quale marito? Della corista? No, no, della Potterby. Ma non lo sarà per molto. Oh, che vai inventando? Quei due si amano come colombi. L'ha colto sul fatto. Che cosa sul fatto? Sicuro, non più tardi di ieri. Scusi, come si chiama il suo profumo? Una sinfonia bionda. Insomma, com'è avvenuto? Chi l'ha scoperto? La signora Potterby. Ha pescato il marito in una camera d'albergo. È qui che Gioia Blu entra in scena? Oh, no, no. Lei c'era già da un bel pezzo. Era la sua camera.
Senti, Sterling, sei non sicuro? Mi chiami per cognome, signorina, perché non mi chiama Peter come gli amici? Va bene, Peter, ma sei sicuro che questa storia non sia fasulla? Sicurissimo, non gliel'avrei riportata. E come mai sei riuscito a saperla? Questo è un segreto professionale, ma se non mi credi non ha che attendere, lo vedrà da sé. Mazzolino! Parla Betty Potterby. Chi? Sì, signorina. Il Daily Record ha saputo che ieri sera lei ha trovato suo marito in una, come dire, situazione piuttosto imbarazzante. Impossibile che lo possa sapere. Le fotografie non sono ancora state sviluppate. Avevi detto la verità, Peter, caro, non dubiterò mai più di te. Oh, mi vuol dare l'articolo? No, lo porto io al principale, glielo sbatto sul muso e grazie infinite. Peter, caro. Mazzolino! Peter, cosa si mangia? Cosa diavolo hai? Cos'è questo odore? Oh, sinfonia bionda. Ti piacerebbe farci il bagno? Sappi che sono un mulo rispettabile e di sesso ben definito. Fattorino! Sono qua, da riscrivere. Sterling, il sindaco si sta mordendo le dita perché non riesce a scoprire che mi ha dato la notizia della nuova autostrada. Grazie mille, piccolo. Ah, non c'è di che. Mi scusi, signor Vance, ha poi avuto modo di dire una parola per me al principale? Sai, non ancora. Oh. Ma non me ne scorderò. Oh, gliene sarò molto grato. Ciao. Ehi, Sterling, grazie per la notizia. Oh, non dimentichi di dire una buona parola al principale per me, certo. Intesi? Quando avrà tempo. Certo, certo. A lei, guance di pesca. Peter, hai qualche buona notizia sportiva da regalarmi? Non so se è importante, ma la squadra dell'Orleans si prende Phil Kerris in cambio di Suarez. E ti pare che non sia importante? Quando è avvenuto? Si incontreranno stasera in segreto, in un posto segreto, e concluderanno per una somma tenuta segreta. Quanto pagherei per sapere di quanto si tratta? Posso confidarglielo in segreto, sono $30,000. Torino! Non vorrei importunarla, signor Austin, ma dovrei farle una piccola preghiera quando avrà un momento di tempo. In questo momento non ho nulla da fare, Peter. Prega pure. Ah, volevo dire che ho riscritto il pezzo come lei mi ha detto, signore, e avrei piacere che si degnasse di darci un'occhiatina per vedere se va bene. Lei sa che ho l'ambizione di diventare un grande reporter come lei per contribuire a spazzare via questa vergogna della delinquenza. Questa è una vergogna, una boiata. Non sai cavare altro che un simile pastone da un delitto meraviglioso come quello. Ma mi dica lei cosa posso cavarne se la polizia è diventata sordomuta, anche con l'autorità. Ma tu sei un grande reporter, almeno dicono. Non far la figura del pulcino nella stoppa, trova qualcosa. Vecchia foca, ci si provi lui. Non si è neppure identificato il morto. Mazzolino! Sì.
Se posso aiutarla, quell'uomo è stato identificato per Joe Brank, un malandrino da 4 soldi. Si è preso 2 colpi nel cranio a bruciapelo da una calibro 12. Il capitano Creston dice che è stata la stessa arma usata la scorsa settimana nella rapina alla banca. Ora hanno teso un trabocchetto contro un ex forzato chiamato Eddie Flipper. Lui e Brank lavoravano insieme e la polizia suppone che dopo aver fatto il colpo alla banca si siano abbaruffati nello spartirsi il bottino. Se questo le può essere utile. Hai dimenticato il secondo nome di Flipper. Ah, Ted. Senti, ragazzo, è vero tutto questo? Mi sta infapocchiando solo per giocare al report. Ma no, perbacco, come le ho raccontato? Se una vecchia volpe come me non è riuscita a capirci nulla di questo maledettissimo affare, come hai fatto tu, pivello, a sapere tutto? Questo è un mio segreto, ecco, se non mi vuol credere sia come non detto. Va bene, ti crederò. Dopotutto nessun reporter in gamba rivela la sua fonte di informazioni, non è vero? Grazie, piccolo. Preparare un altro mazzolino di violette per domani pomeriggio, forse avrò un appuntamento. Rallegramenti, signor Sterling, con la sua bella amichizia. No, è una scrittrice. Oh, bene, troverà un mazzolino coi fiocchi. Molte grazie, signora, arrivederla. Oh, salve, signor Bruno. Buenos días, signor Sterling. Oh, gracias, Buenos Aires. Come sta l'amico suo? L'amico de usted. Ah, Francis? Sì, Francis. Ah, benissimo, grazie, verissimo, salve. È pazzo. Sì, è pazzo. Pazzo. Salve, signor Scala. Salve, signor Sterling. Avrebbe 4 mazzi di carote fresche? Ho dato via adesso l'ultimo mazzo. Ma l'avevo pregato di tenermeli per Frank. Scusi, sarà per domani. Ma io come... Salvatore, dammi qualche bel cocomero, per piacere. Sì. Signor Sterling? Signor Sterling? Siccome stavano per finire, le ho conservate per lei. Oh, grazie, signorina Scala. Ieri mi aveva chiamato Maria. Con piacere, Maria. Spero che suo padre non si arrabbi con lei. Ha poca simpatia per Francis. Non è che non gli sia simpatico. Pensa che sia un po' sciocco spendere tanti soldi per mantenere una bestia. Oh, ma Francis non è una bestia, è un amico. Sì, lo so, e ho tentato di spiegarglielo. Allora non pensa più che io sia un imbecille? Oh, no, pensa che sia un pazzo. Ah. Grazie del pensiero, Maria. Si direbbe che la tua Maria stia perdendo la testa per il vicino di casa. La bambina ha la testa a posto, lui ce l'ha vacillante. Cosa te lo fa credere, Salvatore? Ti ricordi il magazzino che avevo qua dietro quando facevo l'ambulante? Sì. Ebbene, quel matto mi paga una pigione per tenerci una bestia che non fa niente. E perché matto? Piace a tutti avere una bestiola. Ma non è una bestiola, è un mulo. Un mulo? Quella bestia sarebbe un mulo. Sì, un mulo. Che indecenza. Quando lui... ti dico che è pazzo, Salvatore, un giorno finirà al manicomio. Del resto sono affari suoi. Bisticca? No, non sono un cannibale. Buona digestione. Oh. Ecco il giornale. Ah, grazie, Peter. Ehi, qui c'è tutto il tuo servizio sull'uccisione di Brank. Certo, in prima pagina. Ma come mai hai firmato Dan Austin? Gli ho passato le informazioni. E perché? È il nostro miglior report. Ma non è una buona ragione perché firmi i tuoi servizi, ti pare? Da domani in poi sarà diverso. In serio? Piomberò dal principale e esigerò che mi faccia report. Oh, auguri. Aumentano di nuovo le tasse. Ricordami di scrivere una lettera Francis, al presidente. Stavolta è venuto davvero il momento di sistemarmi e di normalizzare la mia vita. Ho deciso di ammogliarmi. Che cosa? Ho detto che prendo moglie. Ah, non sono sordo. L'adoro. Mi pareva che tu fossi più balordo del solito, ma con te è difficile capirlo. Ah, com'è stupenda la vita, Francis. Ti incanti a seguire le rondini e le farfalle. Francis, quando la guardo, sento freddo e caldo, caldo e freddo. Già. E quando lei guarda me, come se mi colpisse la folgore. Il cuore si mette a fare pim, pam, pam e pim, con una grandinata. E il mio sangue scorre come il rombo d'un ciclone. Ma è amore o un bollettino meteorologico? Spirito di carota. Ma ti rendi conto che questo è uno dei momenti più importanti nella vita di un uomo? Ah, perché tu sei un uomo? Boh, come ragazza non è poi un cattivo bocconcino. Chi è il bocconcino? Maria. Maria? Ma non è che una ragazzetta. Io sto per sposare una donna.
una donna del gran mondo. Alberta Ellis. Per la coda di mia nonna Greta che vinse il derby. Ma è forse quel pomodoro che scrive tante scemenze sulla cronaca mondana? Hm? Alberta non è un pomodoro. Beh, sia quello che sia. Hai fissato la data? No, beh, no, veramente no. Non mi sono neanche dichiarato. Ma allora quella donna non ha ancora vissuto. Domani l'accompagno al cinematografo. Vorrei che tu potessi vederla così dolce, affascinante, adorata. Amore, è peggio del mal di denti e dell'indigestione. Sei un volgare materialista. Bene, eccoci qua. Come? Ah, già, purtroppo siamo già arrivati. Mi sono divertito un mondo al cinematografo. Mi hai propinato ben 3 spettacoli. Bene, è stata una serata magnifica, signorina. Grazie per avermi accompagnato. Buonanotte. Peter, perché non mi inviti a salire? In casa mia? Saremo noi due soli. Che male c'è, Peter? Mi fido di te completamente. Ma certo, certo. Sai, io pensavo, ma dopo tutto io sono un uomo di mondo. Fesso. L'impresa è superiore alle sue forze. Non è lussuoso, ma costa poco. Oh, non si vuole... Grazie, Peter. Beviamo qualcosa? Ma certo, cosa gradisce? Una granatina? No, limonata? Una birra? È meglio rinunziare. Ma no, scendo un momento. Prego, rimani. Oh. Perché non siedi vicino a me? Già, io, lei, noi... Oh, lei conosce Dante? Sì, ne ho sentito parlare. Signorina... Chiamami Alberta, Peter caro. Alberta? Sì. Oh, grazie. Sapesse quanto mi piace il suo profumo, Sinfonia Bionda. Non immaginavo che lo notasse tanto. La riconoscerei dal profumo anche se avessi gli occhi bendati. Alberta, avrei una confessione da farle. Sì, Peter. Questo le è caduto in ufficio giorni fa. Io l'ho raccolto e serbato. Spero che non le spiaccia. Spiacermi? Ne sono lusingata. Dirò di più, ne sono commossa. Senta, Alberta, prima o poi, nella vita d'ogni uomo, viene il momento di pensare al futuro. Peter, stai per fare una dichiarazione? Sì. Domani dichiarerò al signor Anderson che voglio fare il reporter. Ah? Sono certa che sarai un eccellente reporter, Peter, con tutte le tue conoscenze. Conoscenze? Ma sicuro, che ti procurano tante preziose informazioni. Eh? Ah, già, ma... Su, da bravo, racconta ad Alberta chi te le dà, per provare che c'è confidenza tra noi. No, la prego, non me lo chieda. Vedi? Non hai nessuna fiducia in me. Oh, no, ne ho, allora ne ho. Allora non avere segreti per me. Sì, ma... Ti prego, Peter, dillo ad Alberta, su... E va bene. È Francis. Chi è Francis? È un mio caro amico, compagno di guerra. Gli devo la vita. Mi ha portato per 10 chilometri attraverso le linee. 10 chilometri? Che pezzo di Marcantonio. Oh, è in gamba. È l'unico mulo del mondo decorato al valore. Mulo? Decorato? Peter, ma che favola mi stai raccontando? È vero. È stato decorato in Birmania. Tiene appesa la medaglia nella stalla. Ora tocca a me dirne una. Ma è la verità, Alberta. Andiamo, venga con me e lo conoscerà. Conoscerlo? Sicuro, lo potrà vedere con i suoi occhi. Sta di là, dietro la cucina. Andiamo. Venga. Avevo sempre desiderato di presentarglielo, comunque. Vedrà che cara persona. Speriamo che sia alzato. Sì, la luce è accesa. Può darsi che legga. Cosa hai detto? Legge.
Certo, si è sciroppato l'enciclopedia britannica 7 volte. Andiamo. Ciao, Francis. Stai bene? C'è qui una simpatica visita. La signorina Emmels vuol conoscerti. Alberta, questo è Francis. Su, non saluti questa bella dama? Forse sta aspettando che lo saluti prima. Ma lei. È grottesco tutto si questo. Si sente a disagio quando gli capitano cose del genere. Ah, lo tratti coi guanti. Va bene, salve Francis. E ora andiamo via. Un momento, aspetti. Francis, ma che modi sono questi? Avanti, salutala. Ora piantala con gli scherzi, Peter. Un bel gioco dura poco e mi sono prestata abbastanza al tuo stupido divertimento. Cercatene un'altra. Ma no, Alberta, mi deve credere. È Francis che mi dà le informazioni. Le raccoglie attraverso la parete. Ma certo, i pettegolezzi dei vicini. Fatto così, molti agenti metropolitani tengono i cavalli nella stalla qui accanto e Francis fa 2 chiacchiere con loro ogni sera. Parla con i poliziotti? Ah no, con i cavalli. Mi stai prendendo per una cretina integrale? Non integrale, cara, ma ci arriverai. Insolente! No, senta, Alberta, se ti guardi ancora, venirmi vicino ti do... Oh. Ascolti, Alberta, lei non sa che io... Se ne va la sposa che sembra un pomodoro. Canaglia, ci sei. Ti ho reso un servizio. Per causa tua forse l'ho perduta. Tu eri un topo nelle zampe di quella gatta. Non tollero che si manchi di rispetto a quella che dovrebbe essere mia moglie. Avresti più probabilità con Cleopatra. È morta. Avresti lo stesso più probabilità, ma fa meno il bambino, vai. Sono adulto abbastanza per non avere bisogno di imbeccare. Oh, oh, oh. La prendi così? Buon per te che sono un mulo di parola. Di parola? Che vuoi dire? Ho promesso che farò di te un reporter e manterrò l'impegno. Oh, ma poi dovrai sfangartela da solo, eh? Ah, ma, Francis, io... Sì, vabbè, vabbè. Spegni la luce quando... Ma sì. Ti saluto. Te ne pentirai. Ma smettila. Ti farò vedere. Ma... Diventerò un reporter senza il tuo aiuto. Domattina parlerò al signor Henderson. C'è poco da sfottere. Lo sapevo. Buonanotte, Casanova. Signor Henderson, mi scusi, sono già da molto tempo al giornale. Credo di essere maturo per diventare reporter. Un momento, Ed. Mica ha fatto certo, questo discorso, certo. Signor Henderson. Lo sa, lo bene, sa. Allora. Ehi, Villetta, come ti è andata ieri sera? Benissimo. Ho conosciuto l'informatore. Oh, dimmi tutto. Si chiama Francis. Francis? Mm-hmm. Ed è il più stupido, il più scalcinato mulo che abbia mai veduto. Ma è veramente un mulo? Sicuro. Ma tu vuoi scherzare? Non scherzo affatto. Mi ha fatto entrare nella stalla e presentata a quella sudicia bestia, che però non sembrava disposta a conversare. Sapevo che quel tipo è tonto, ma non lo immaginavo uno squilibrato. O è un idiota o è uno molto in gamba. Cosa vuoi dire? Che è un modo originale di invitare la gente troppo curiosa a dare un taglio. Signor Henderson, sono qui già da molto tempo al giornale. Dovrei essere... Oh, scusi, vi ha fatto certo, pensare certo. Discorso. Sì, lo sa. Oh, Dan, sì. Il capo ti ha chiamato, ha la faccia rossa come un peperone. Ma cosa gli piglia quel leone impagliato? Sta col questore e col procuratore di Stato. Questo è un abuso intollerabile. Un sabotaggio in piena regola. Vieni, Dan, chiudi la porta. Oh, buongiorno, signori. Cos'è? I delinquenti sono in vacanza? Anche l'improntitudine di scherzare. Mi hai messo le autorità sottosopra, Austin. Chi le ha procurato le notizie sull'uccisione di Brang? Oh, è per questo. Un funzionario del mio ufficio? Un commissario della squadra mobile? Noi dobbiamo saperlo. Per noi è importante. Sì, quando mai un giornalista si è permesso di rivelare le sue fonti di informazione? Te lo sto ripetendo da un'ora. È una questione di principi. Principi del cavolo. Se è stato qualcuno degli uffici di polizia, gli caverò per sempre la voglia. Che c'è? Se permette, signore, dovrei dirle qualcosa. Ma non vedi che ho da fare? Ma è una cosa urgente, di estrema importanza. Di che si tratta? Cosa c'è? Parla. Eh?
Ecco, signore, io sono già da molto tempo al giornale e credo di essere maturo per essere promosso a reporter. Ma perciò... per l'amore del cielo. I colleghi pensano... E tu scegli un momento come questo, fila! Abbiamo teso a Eddie Flipper, una rete infallibile per la vostra criminale indiscrezione, ci è scappata sotto il naso. A quest'ora sarà in Messico, al Polo Nord, a casa del diavolo. Posso dire una parola? Ancora qui, l'hai voluto, passa alla cassa, sei lì che Dio. Volevo parlare del signor Eddie Flipper. Non me ne frega assolutamente... Cosa sai di Eddie Flipper? Poco, so soltanto dove. Tu sai dove si trova? Certo che lo so. Beh, dov'è? Beh, non sono tenuto a dirvelo, visto che non lavoro più in questo giornale. Sarà meglio riprenderlo. Che vuoi dire? È lui che mi ha raccontato tutta la storia. Come? Prendetelo! Tu, vieni qui. Che cosa ha detto, signore? Vieni qui. Avanti. E ora parla. Presto, dov'è? Dove chi? Flipper, Eddie Flipper, dov'è? Hai detto che lo sai? Oh, lo so. Allora parla, insomma, presto. Si trova... Ma io sono stato licenziato. Per l'amor di Dio, sei riassunto. È proprio certo. Sei riassunto. Lo voglio per iscritto. Sei riassunto. Ah, sul serio? E ora dov'è Eddie Flipper? Ah, sì, 23esima strada, numero 7, interno 3B. Polizia centrale, presto. Ha preso un altro nome, Eddie Phillips. Telegramma. Eccoci la ricevuta, Spirro. Pronto? Per lei. Ah. Sì, parla Hansen. Benissimo. Avevi ragione, ragazzo. Adesso vengo. Dunque, Flipper c'era davvero. L'hanno acciuffato, adesso è in gabbia. Ah. E quanto a te, meglio che vuoti il sacco. Sì, devi spifferare tutto. Chi conosci nel mio ufficio? Che ufficio? Chi è lei? Procuratore di Stato. Fortunatissimo. Procuratore di Stato? Chi sapeva che avesse un ufficio? Quali sono i tuoi collegamenti col comando di polizia? Prendo il 3 qua sotto oppure l'accelera alla... A meno spirito. Chi ti ha informato su Eddie Flipper? È un segreto. Che cosa? Ecco, non posso dirlo. Perché? Perché no? Avanti, Peter, parlagli del tuo mulo. Ma quale mulo? Sterling possiede un mulo sapiente che gli dà le notizie. Come? Che specie di cemenza è questa? Non questo? Sarà mica un geister soprannominato il mulo. No, è un mulo che si chiama Francis. Ma finiamola con queste storie. Vuoi dirci o no chi è il tuo informatore? Non posso dirlo. Bravo, Sterling. Lezione numero 1. Un buon reporter non rivela mai la fonte delle sue informazioni. Oh, ma allora, signor Anderson, non ho sentito male. Sono reporter? Io? Oh, bella. Bene. Ecco. Ferma le macchine! Ferma le macchine! Si cambia la prima pagina. A Torino! Manoscritti! E smettila di ragliare! Non sono tuo parente! Ma cos'hai da folleggiare? Cerco di imparare le maniere del reporter. A tutto il resto penserai tu dandomi le notizie. Avrei dovuto restare a letto. Perché? Che cos'hai? Perché farti nominare reporter è una cosa, e metterti in grado di mantenere il posto è proprio una fatica da mulo. Ah, io diventerò il più famoso reporter di New York e Alberta verrà in ginocchio a invocare il mio perdono. Che tu, magnanimo, le accorderai. Beh, ora basta coi sogni, andiamo a lavorare. È così che mi sono guadagnato quella patacca. Tu? Perché te lo porti appresso? Ah, è molto semplice. Siccome faccio parte della stampa, me ne vado in giro in cerca di notizie. E c'è bisogno per questo di tirarsi dietro un mulo e bloccare il traffico? Certo, è lui che raccoglie le notizie. Hai finto tonto, Ma no, non sono un finto tonto. Ecco, guardi, raccoglie una notizia proprio ora. Da chi? Dal suo cavallo. Ripeto che sono un uomo normale, guardi, i pezzi quadri nei buchi quadri, i buchi tondi nei pezzi, cioè i pezzi nei buchi.
Vede, dottor Foster, la mania del mulo parlante in questo giovane è una psicopatia ossessiva. Che ossessiva d'Egitto? Dottor Goodrich, sono convinto che è un'immagine simbolo prodotta dal suo subcosciente. Dimmi, giovanotto, quando eri bambino, perché odiavi tuo padre? Ma io non odiavo mio padre. E allora perché odiavi tua madre? Io non la odiavo per niente. Tu odiavi certo qualcuno. Odiavo soltanto l'olio di ricino. Ma allora... Collega, cosa ne pensa? Credo che dovremmo... 20 secondi più dell'altra volta. Avanti! Cosa c'è, sergente? Spiacente, dottore, ma devo togliervelo dalle mani. Vieni, c'è un tale che ti aspetta di fuori. E chi è? Oh, meno male, qui si fa un corso accelerato per diventare... Niente pazzo. Paura, ho dovuto fare un po' di fatica, ma finalmente sei libero. Non credo alle mie orecchie. Il signor Anderson ha saputo? Sta tranquillo, gli ho nascosto tutto. Non ho parole per ringraziarti. Ah. E ora senti, è da sciocchi irritare la polizia senza necessità. Non insistere con quella storiella del mulo. Va bene, ma può dirmi dove si trova? Di chi parli? Di Francis. T'ho detto, finiscila. Già, ma starà in pensiero per me, poveraccio. Pensiero? Un mulo? Sicuro, ha un animo delicato. Delicato? Sì, è impressionabile anche. Ha mantenuto chiuso là dentro più di 3 ore. Ho dovuto mettere i buchi dentro i petti. Non muoverò più un dito finché il mio collega, signor Austin, non verrà a portarmi via. Portarti via? È stato lui a rimandarti qui. Ah, eccolo qua. Arriva il capo famiglia. Salve, Francis. Era ora che tornassi a casa. Da dove sbuchi? Bel modo di ricevermi dopo questa giornata infernale. Mi hanno tenuto in osservazione 2 volte. Davvero? Mi credevano pazzo. E t'hanno mollato? È spiritoso. Peter, t'ho già detto 1000 volte che quando parli del sottoscritto ti metti in un mare di guai. E cosa devo rispondere quando mi chiedono dove pesco le notizie? Ma non sei tenuto a dirlo? Amica, e fai il misterioso così. Hai capito? Mi proverò. Va e intanto bene. Quest'oggi non abbiamo neanche una notizia. Ehi, cosa vuol dire abbiamo? Non per nulla ho invitato a pranzo Florabel. Florabel? E chi è costei? Appunta la matita, vabbè. Un momento, Sei pronto? Pronto. Grande furto di gioielli. La famosa gioielleria di Van Carter e compagni è stata svaligiata oggi in pieno giorno da 3 uomini armati. Ah... Il signor Van Cartel dice... Il signor Van Cartel, il proprietario, era al telefono quando Duke Triswell, Archibald Davis e Rex Crispin, 3 ex clienti di Sin Sin, entrarono. Duke Triswell tirò fuori subito un'arma. Oh, Sterling, in 32 anni di giornalismo non ho mai letto un reportage così chiaro e dettagliato. Troppo buono. Niente radio della polizia, niente telescrivente. Ah, gliel'hai fatta a tutti i concorrenti. Hai perfino identificato i rapinatori, ma come ci sei riuscito? Oh, beh, conoscenze... Sì, qui il direttore. Sì, capo. Come? Ne è sicuro? Sterling. Sì, signore. Ho parlato con l'ispettore Hansen al telefono. Ah, sì? Già, mi ha spiegato perché la polizia non ha comunicato nulla sulla rapina. Immagino per non mettere i complici in allarme. No, Sterling, perché non è avvenuta nessuna rapina. Ah, meno male. È impossibile, ci deve essere stata. E perché ci deve essere stata? Lui me l'ha descritta tutta. Ma lui chi? Francis. Il mulo. Sicuro. Oh, l'idiota che fa conversazione con un animale parlante. E io gli ho creduto. Ma, signor Anderson, sai... Giovanotto. Dica. Ma lo sai che cosa hai fatto? Sai che quella gente ci farà causa, il gioielliere e i pretesi ladri, che perderemo metà tiratura, che un fiorente giornale e la mia carriera sono rovinati dalla tua criminale leggerezza. Sì, ma, signor Anderson... Un momento. Chi è stato dei miei concorrenti a fartelo fare? Parla, quanto ti hanno pagato? L'idea è stata solo mia. Cioè, riuscirò a scoprirlo e ti manderò in galera. Pronto? Pronto? Sì. Sì, parla Anderson. Qui parla Roger Van Cartel, della Van Cartel e compagni. Come ha osato, signor Anderson, infamare così una ditta che ha l'orgoglio di essere considerata una fortezza? Signor Van Cartel, l'assicuro che è stato semplicemente un errore, che siamo in buona fede. Buona fede o no, è un errore costoso. D'ora in poi i nostri clienti esiteranno ad affidarci dei valori. Noi citeremo il suo giornale per danni di migliaia, di milioni di dollari. Signor Van Cartel, pubblicheremo una smentita.
Chi te l'ha detto? Guai a te se non confessi tutto. Lei sa come succede, capo. Non so niente. Chi ti ha detto del colpo? Capo, un bravo reporter non rivela le sue fonti di informazione. Bravo reporter. Devo farlo cantare, capo. Me lo lavoro io, Milvani. Ascolta, bimbo. Tu sapevi tutto della rapina prima che fosse commessa. Il nome dei rapinatori e ogni dettaglio. Tu devi esserci immischiato. Ma no, signore. Ebbene, se tu non mi spiattelli come mai sapevi tutto, io dovrò arrestarti come favoreggiatore e come complice. Bene, ma... Se devo proprio dirlo, l'ho saputo da Pupa. Chi è Pupa? È la ragazza di Duke. No, un momento, fate silenzio, voi altri. E ora dimmi chi è Pupa e qual è il suo cognome. Hai saputo che abbia un cognome? È una cavalla. Vuoi dire che è un pezzo di figliuola? No, è una cavalla. Ricominci con i tuoi scherzi, eh? Lo scherzo affatto. Beh, ecco, sarà meglio che spieghi bene tu. Ho idea che ti convenga. Dunque, anzitutto, Duke Creswell si pascola una cameriera chiamata Anna. E Anna ha una sorella chiamata Minnie che lavora in una latteria e se la fa con un conducente che ha una cavalla. Chiamata Pupa? Sì, signore. Sei un buffone. Ma è così, signore. E quando Pupa seppe che preparavano il colpo, lo disse a Florabel. E chi è questa Florabel? Una della polizia. Senti, Merlotto, non c'è nessuna Florabel nella polizia. E invece sì, in quella della strada. Cavalla anche lei. Sì, ma anzianotta, così Pupa lo disse a Florabel. Florabel a Francis. E Francis lo disse a... Splendido, giovanotto. Stavolta hai superato te stesso. Allora posso togliere il disturbo? Andare. Ma sei pazzo? È quello che stiamo cercando di appurare. Ah, sì. Scusate, volevo giusto parlarvi di queste allucinazioni schizofreniche. Non sono schizzo e neanche frenico e non ho allucinazioni. Francis sa parlare. Dimmi, figliuolo, hai mai sentito strani rumori e suoni insoliti e certe vibrazioni? Che cosa intende dire? Beh, trombette, sibili, fischi... Ah, ma sì, certo. Regolarmente? Sì, signore. E come spieghi il fatto? Abito vicino alla stazione. No, giovanotto, cerca di comprendere. Hai mai sentito odori spiacevoli? Ecco. Odori? Sì, degli odori piuttosto nauseanti. Ah, sì, signore. E come spieghi il fatto? C'è un vicoletto sotto casa mia. Il tuo è un mulo particolare o tu discorri con tutti i muli? Solo con lui, Francis. Nessun oggetto ti ha mai rivolto la parola. Tavole, scarpe, aeroplani, spazzolini da dentro. Oh, no, signore, neanche in sogno. Le galline, parlano le galline. Ma no, signore. E i papagalli, parlano i papagalli. No, signore. Bugiardo, i papagalli parlano. So che parlano. Ma prima hai detto di no. Oh, mi trattate come uno scemo. Fatemi parlare con Francis o non dirò più mezza parola. Allora, cos'è? Io saprei. Beh, cosa ne pensate, colleghi? Direi di farlo parlare con quel mulo. Potrebbe essere interessante. Dobbiamo farlo salire in ambulatorio? Oh, no, no, andrò con Sterling e osserverò il suo comportamento durante l'allucinazione. Giovanotto, abbiamo deciso di lasciarti parlare col tuo mulo. Ah, ci siete arrivati finalmente, posso telefonare? Come? Telefonare a un mulo? Certo. No, no, vogliamo che gli parli personalmente. Il dottor Goodrich ti accompagnerà. Già, ma sì. Silenzio. Buonasera, Francis. Allora è questo, Francis? Sì, signore. E tu escludi la possibilità di sbagliarti? Assolutamente. Francis, questo è il dottor Goodrich, uno psichiatra dell'ospedale. Per piacere, vuoi dirgli che non sono pazzo? Ora il mulo ti starebbe rispondendo? No, signore. Via, Francis, lo so che questo ti manda in bestia, ma ti prego, non puoi abbandonarmi così. Non t'agitare, figliuolo. Ricomincia a fare il testardo, ecco tutto. Non ne vuole sapere. Già, ogni volta che vieni qui, figliuolo, ti capisco perfettamente, sei sconvolto perché questo animalaccio non vuole rispondere. Proprio così. Ma sto tranquillo, ti devi convincere che non c'è nulla di reparabile in quello che ti sta accadendo. Quanti più svitati di te adesso ragionano. Ma io ho tutte le mie viti a posto. No. Nella tua testa c'è un gran vuoto, vero? In natura ogni vuoto chiede di essere riempito, chiaro? No, non mi pare. Voglio dire che in questi casi si va in cerca di una persona o di un animale disgraziato, triste, sofferente, miserabile, come quel povero essere. Ma guarda un po', male sviluppato, occhio spento e biancastro, decrepito, ebete. Non ho mai visto uno scarabocchio di quadrupede come lui. Ma ho ancora tutti i denti. Cosa dici? Eh? Chi ha parlato?
Proprio io? Ma chi io? Io? Me? Ma chi sono io? Ah, se non lo sa lei, dottore. Allora, gliel'avevo detto, che sa parlare, è persuaso? Sicuro che parlo, ma non per dire gli strafalcioni che ha sballato lui. Sono strafalcioni, questo è un caso tipico di reazione iperimmaginativa causata da mancanza di emozioni, sintomi acuti di claustrofobia urbana. Che sproposito! Non mi retta, giovanotto, esercito da molti anni e ho l'occhio clinico, non mi sbaglio. Dottore, vuol sentire la mia diagnosi? No, non mi interessa. Il suo cervello comincia a traballare. Impossibile. Ma perché è impossibile, dottore? Sono io lo psichiatra. Bel modo di ragionare. Tipico di voi medici. Complesso di superiorità. Comunissimo. Sei un vilanzone, un maleducato. Si calmi, dottore. Lasci che le faccia qualche domanda. Mi dica, è sposato lei? No, non lo sono. Oh, la sua età. Se la spassa con qualche ragazzo, eh? Ah, non ho più tempo per le donne. Clinicamente logico. E guadagna bene, dottore? Più di tutti i miei colleghi. Ah, le due cose vanno d'accordo. Molti soldi e decadenza fisica. Ricchezza e muscoli ciondoloni. Cosa intendi, ciondoloni? Che non siamo più gagliardi come una volta. Basta che sia alto lo spirito. Mi dica, come dormi? Profondamente. Sogna? Ma certo che sogno. Sì, di diventare direttore dell'ospedale. Già, infatti, qualche volta i miei sogni sono affari miei. Lasciatemi uscire! Qui vi si insulta! Fatemi uscire! Apri la porta! Che ce ne andiamo? Portatelo via! Un affronto inaudito! Fatemi uscire! Fatemi uscire! Che caso penoso. Avanti un altro! È proprio la verità, ragazze. Diretta dalla sorgente. Wall Street. Quanti miei cugini si sono rovinati qua dentro. Beh, ma erano somari a due gambe. Sai che una volta un matto tentò di vendermi il ponte di Brooklyn? Ebbene? Ah, trovò uno che l'ha comprato. Grazie, Jack. Hai fatto scintille quest'oggi. Ehi, queste sono notizie. Andiamo, Francis. Bene. La duchessa di Jersey fuggita col suo autista, ovvero la democrazia in marcia. Il Palazzo delle Nazioni Unite. Se quei colleghi là dentro si tirassero meno calci negli stinchi, con le bombe atomiche si potrebbero fare dei palloncini alla veneziana. Se non scoprite presto chi è il capo di quella banda, vi tolgo il saluto, intesi? Niente da scrivere, Peter. Per adesso ci conviene tacere. Salve. Salve, signor Francis. Buonasera, signora Saito. Oh, buonasera, signor Scala. Oh, mio caro amico, signor Sterling, qua. Prenda una bella mela, tenga. Ecco, Maria, guarda chi c'è. Oh, grazie. Ciao, mulo simpaticone, che occhioni intelligenti hai. Non ti manca che la parola. Salve, Peter. Ho osservato qualche rapa per Francis. Penso che gli faranno piacere. Ah, sei stata molto gentile, Maria. Ti ringrazio anche per lui. Avanti, che cosa aspetti? Ah, che bella coppia fanno. Maria con quello squinternato. Squinternato vada bene come palli, sai. Non lo sai chi è? Niente meno che Peter Sterling, il più grande reporter di New York e di tutta l'America. Una cannonata. Ma se mai detto che era un cocomero? Certo, sei tu un cocomero. È infracidito per giunta. Sei più pazzo non di lui. Non mi provocare, Benissimo, sai. Benissimo, non sei con la banda ruota. Ci siamo visti poco in queste ultime settimane.
Sai, noi giornalisti siamo molto indaffarati. Oh, lo so, leggo sempre il tuo nome sul giornale e ne sono fiera. Davvero? Sì, e anche papà. Ah, allora non pensa più che io sia un pazzoide. Oh, no, adesso dice che sei formidabile, che hai una testa più grande di una casa. Hai una risata che mette il buon umore. Tu credi? Sì, pare che gorgogli, fa venire voglia di ridere ancora. Sì, di te. Che cosa hai detto? Ah, ho detto che hai un riso simpatico. Peter, tu non mi consideri altro che una bambina, vero? Infatti lo sei. Sai che avrò 18 anni domani? 18? Domani? Mm-hmm. Ad ogni modo non li dimostri. Sarà forse per i vestiti che mi fanno portare. E papà vorrebbe che rimanessi sempre una bambina. I padri sono così. Del resto non è poi un gran male. E se domani sera uscissimo a festeggiare il tuo compleanno? Oh, Peter, come mi piacerebbe, sarebbe veramente un compleanno. Allora senti che cosa faremo, usciremo e... Questa è la seconda volta, è troppo, è una vergogna. Non sarà niente, stia tranquillo, chiamate l'ambulanza. Mi aiuti? Sa dirmi chi erano costoro? Avanti, Giuseppe, diccelo. Devono essere quei tali dell'assicurazione. Dell'assicurazione? Che cosa intendi? No, non me lo chiedete. Io non ne so niente. Vi prego, non me lo chiedete. Toglietevi di mezzo voi altri. Lasciatelo respirare. Circolate, capito? Non c'è niente da vedere. Andiamo. Circolate, andate per i fatti vostri. Voglio fare un tentativo, Peter. Se quel cavallo ha detto la verità, ti darò delle notizie esplosive. Tu alludi al venditore che hanno malmenato? E che c'è di importante? No, quello non è che uno delle centinaia di poveri diavoli oppressi da una delle peggiori bande di ricattatori della città. D'ora in avanti sarai un crociato. Un crociato? Ah, non diventerai un grande reporter se non avrai fatto un paio di crociate. E ora scrivi. Ah, subito. Ricattatori che terrorizzano i piccoli venditori. Ricattatori? Non mi interrompere, era abbastanza difficile capire quel cavallo. Ah, ne sei certo? Aveva una voce rauca. Ricattatori che terrorizzano i piccoli venditori di Peter Sterling. Con il pretesto dell'assicurazione, una banda di ricattatori, comandata da un uomo d'affari ritenuto rispettabile, estorce somme notevoli a piccoli commercianti, ambulanti e rivenditori in varie parti della città. Non mi garba, Brad. Proprio per niente. Può darsi che uno dei nostri clienti abbia parlato troppo, signor Garnett. Comandata da un uomo d'affari ritenuto rispettabile. Questo non possono averlo saputo da un cliente. Nessuno sa nulla di me, tranne tu. E qualcuno dei nostri. Ma lei sa che può giurare su me e sugli altri, signor Garnett. Io non giuro su nessuno, Mitchell. Quel giornalistucolo a corto di notizie probabilmente tira a indovinare. Non voglio correre dei rischi, dopo aver fatto tanto per restare nell'ombra. Chiama Alberta Emmes al Daily Record. Devo scoprire ad ogni costo quel che sa questo Peter Sterling. Con Alberta ero abbastanza intimo. Può darsi sia lieta di cooperare. La signorina Emmes, prego. Yes. Why, certainly. Jeff, caro, che bella sorpresa. Da quanto non ci vediamo? Già, un secolo. Alberta, tu puoi farmi un piccolo favore ed io te ne sarò molto grato. Chi? Sì, sì, lo conosco molto bene. Penso che ne sarà felicissimo. Il coseno della luce fino all'infinito ci fornisce il valore di X. Sì, chiarissimo. Beh, come mi trovi? Ignobile. Non avrai mica noleggiato quel vestito da scimmia per andare con Maria, eh? No, no. Non è Maria. C'è una gran novità, una cosa molto importante. Hai un appuntamento con quel pomodoro? Non è un pomodoro. Come l'hai capito? Dai tuoi occhi gli pesce all'esso. T'avevo detto che avrebbe cambiato parere. È venuta da me e si è scusata per il suo comportamento. E tu credi ancora che quel cavolo notturno ti corra appresso? Sicuro. Perché non vuoi convincerti che Alberta mi adora? Che?
Me. Scusami, ma è troppo comica. Comunque, mancherai all'appuntamento. Mancare? Tu scherzi. Peter, ho una notizia strabiliante da dare. Ah, grazie. Ma me la dirai, me la dirai. Ascolta, ho saputo proprio ora chi è il capo di quella banda di ricattatori. Ah, magnifico, ma non puoi dirmelo al mio ritorno? Ma lo vuoi sì o no il pezzo? Sicuro che lo voglio, ma c'è un'altra faccenda. Non si tratta solo di Alberta. Sono invitato a cena con altre persone importanti a casa del signor Jefferson Garnett. Sicuro? Ma lui è il capo di quella banda. Ah, non fare l'asino. Ma senti un po' chi parla. È una fandonia che inventi perché non ti piace Alberto. Ah, può darsi. Sappi che ho il diritto di scegliermi gli amici. Hai ragione, io purtroppo mi sono scelto un pagliaccio. Non sbattere la porta. Oh, senti, e mi hai... lasciami in pace. Peter? Oh, non sapevo che avresti messo l'abito da sera. Eh? Ah, già, infatti, ascolta, c'è stato un cambiamento e stavo giusto per venirtelo a dire. Cambiamento? Già, la signorina Emma si è offerta di farmi conoscere delle persone importanti. Non devi dimenticare che a noi altri giornalisti occorrono amicizie influenti. Oh, certo, certo, lo comprendo bene, non preoccuparti. Del resto potremmo uscire domani sera, vero? Beh, intanto, Maria, ecco qua, ti prego di gradirli e buon compleanno. Oh, non te ne privare, Peter. È meglio che tu li offra alla tua amica. Ah, ho portato queste carote per Francis. Oh, grazie. Sai, sono stato un po' sgarbato con Francis poco fa. Vorrei tornare dentro a fargli le mie scuse. Anzi, senti, portale tu stessa, Francis. Oh, no. Ciao, Buonasera, Alberta. Salve, caro Peter. Sei elegantissimo. E tu sei incantevole. Ecco. Ah, che pensiero gentile, Peter. Come sono infelice, Francis. Sono pazza di lui. E lui non si accorge che io esisto. Meno male che tu non capisci nulla di quello che dico. E perché struggersi per quel cretino? Ebbene, che c'è? Ma tu sai parlare? Infatti. Ma i muli non parlano. E le donne, sì, per sfortuna. E ora calmati, ti prego di portargli un mio messaggio. Messaggio? Sì, digli che d'ora in poi se la spicci da solo e non conti più su di me. Come? Lo vorresti lasciare? Un vecchio rottame, ricordagli che oggi ne compio 30. Non devi andartene, sei suo amico, gli mancheresti. Ma se lo merita. Ha piantato tutti i suoi amici per quella rapa candita. Già, ma è molto bella. E seducente. Ed è proprio per questo che gli piace. Per lui io non sono che una mocciosetta. Dovresti procurarti del fascino anche tu. Io? Perché no? In un paio d'ore potrei renderti così conturbante da fargli venire il capogiro. E come? Stammi a sentire. Anzitutto sarà bene che tu la smetta con quella voce da pulcino, che usi dei toni bassi, di petto. Sai, quel genere che fa ammattire tutti gli uomini, dagli adolescenti ai vegliardi. Ascolta. Avanti, prova. Ecco, e ora mettici un pizzico di languore. Prova un po' a dire: vacca bianca, guardami negli occhi. Vacca bianca, guardami negli occhi. Ecco. Ora ripetilo a voce bassa e disinvolta. Vacca bianca, guardami negli occhi. Benissimo. Ti stai trasformando da arbusto in albero. Con la dolcezza e la scaltrezza gli metterai un guinzaglio al collo. Che profumo adoperi? Zefiro d'estate. Zefiro d'estate? Ma quella roba per lattanti. Per i calzoni lunghi ci vuole un momento di follia.
Domattina andrò subito a comprarla. Benissimo. Ora fa vedere come cammini. Ma che... Ma, no. Ma tu cammini come un esattore. Ma muoviti con brio. Prova. Avanti. No. Ecco, guarda come si fa. Ti manca tutto se non sai far ondeggiare certe cose. Francis! Hai qualcosa da valorizzare e valorizzalo. No, roba da bambinaie. Questo può far colpo sui caporali. No, tutta roba da spaventapasseri. Anche questo? È meglio che tu lo dia al cenciaiolo. Preferisci questo che ho indosso? Già. Toglitelo. Non ho capito. Ho un'idea, eh? Toglilo. Perché? Vorrei farci qualche cambiamento. Ma Francis, spogliarmi davanti a te? E perché no? Perché è sconveniente. Ma vuoi conquistarlo, sì o no? Va bene, ma voltati dall'altra parte. Ma sono vecchio, abbastanza per essere tua madre o tuo padre. Non ci farei caso. Non guardare! Sto presto a sfilarti con la bardatura, ho una magnifica idea. Ecco qua. Se riesce questa, barrutala le maniche! Le maniche? Accorcia la sottana di 10 centimetri. Dici? E la scollatura, giù, giù, fino alle spalle. Ma Francis, è troppo sfacciato. Vuoi sapere cosa farà il tuo Peter dopo che t'avrò rivestita? Cosa? Ti prenderà fra le braccia e ti sussurrerà. Mia cara, tu sei per me il concentrato del fascino femminile. Oh, Francis. Ehi, poggia. Posso offrirle qualche cosa? Molto gentile, signor Ramos. Scusatemi. Scusatemi. Cosa fate di bello voi due? Ci divertiamo, è una festa incantevole, signor Garrett. Ah, sì, meravigliosa. Sono lieto e onorato che lei sia venuto. Oh, grazie. Ho sempre seguito la sua carriera con simpatia e interesse. Oh, molto gentile. Come ha fatto a diventare un asso del giornalismo in così breve tempo? È un miracolo. È veramente un miracolo. Ha ragione, signor Garrett. Siamo tutti fieri di Peter al Daily Record. Oh, non c'è ragione. E come? Il suo genere di notizie è importantissimo per la città. Andiamo in biblioteca e ne discorreremo con comodo, sempre che la signora lo permetta. Fate pure, amici miei. Tenterò di divertirmi ugualmente. Grazie. Oh, prego, di a me. Grazie. Ci scusi. Ma certamente. Prego, s'accomodi, Sterling. Oh, grazie. Il suo articolo d'oggi sul Record è interessantissimo. Sono lieto che le sia piaciuto. Ma c'è una cosa che non ho capito, PS. PS? E che cos'è? Sono le sue iniziali, non è vero? Ah, già, infatti. Le mie sono Gigi. Può chiamarmi Gigi come tutti i miei amici, vuole? Ma certo, caro Gigi. Pare che con quelle sue rivelazioni sui ricattatori lei abbia sparso il panico. In confidenza, sono fatti autentici o sono soltanto il frutto d'una mente geniale? Sono la pura verità, Gigi. Allora abbiamo ignorato per tanto tempo quello che accadeva sotto il nostro naso. Infatti. Lei è stato d'una bravura eccezionale a metterci le mani per primo. Ha preceduto la polizia. Già, e non è la prima volta. E quel rispettabile uomo d'affari che lei dice sia il capo dell'organizzazione, è riuscito a sapere chi sia? Oh, no, non ancora, ma può darsi che lo scopra non più tardi di stasera. È molto interessante. Congratulazioni. Qualcosa di buffo, caro PS? Oh, sì, di buffo davvero. Francis vuol darmi a bere che è lei. Io? Già, il capo della banda. Certo, Francis intendeva scherzare. Chi è Francis? È un mio informatore. Ha uno strano senso umoristico, questo signore. Lo vorrei conoscere. Oh, no, no, neanche per idea. Non dovevo nominarglielo, no, no. Anzi, al contrario, sarà bene che discorriamo un pochino di questo bel tipo. Piacente di contrariarla, ma non è il caso. È lo stesso che l'ha informato sulla banda dei ricattatori? Sì, è lui. Allora insisto per conoscerlo.
Quando uno mi lancia un'accusa così atroce, ho diritto di chiedergli dove ha preso le informazioni. L'avverto che Francis non risponderebbe. Temo che stavolta dovrà sciogliere la lingua. Badi che se appena appena ci si prova potrà pentirsene. Sarebbe una minaccia, signor Sterling? Oh, chiedo scusa, signore. Devo portare qualcosa da bere a loro signori? Non adesso, Mason. Sono molto spiacente che mi abbia frainteso, signor Garnett. Non avevo intenzione di minacciarla. Volevo dire che Francis è un originale, un tipo molto ostinato, con gli estranei, non parla. Sterling, sa perché sono arrivato dove sono? Perché so come trattare con la gente. Già, ma Francis non è gente. So che lei non mi crederebbe, allora glielo presenterò un giorno, Un giorno? Andiamoci ora. Proprio ora? E abita in un posto come questo? Oh, non qui, qui abito io. Francis sta lì dietro, nella stalla. Oh. Ha detto stalla? Esattamente. Che razza di individuo è costui? Come dire, preferisco che lo veda da sé. Venga, le faccio strada. Non mi persuade troppo quel ragazzo, se non sarò fuori fra due minuti. Ho capito, signore. È tutto spento. Forse dorme. Svegliati, Francis, c'è una visita. Ah, dorme sodo. Francis? Tu? Francis? Non c'è più. Mi vuol far credere che qui abita qualcuno. Sarà bene che si prepari a una piccola sorpresa, Gigi. Una sorpresa? Sì, signore, non ho voluto avvertirla prima per timore che mi prendesse per matto, ma Francis non è un uomo. Possibile che una donna si riduca in una stalla. Ma Francis non è neanche una donna. Non è un uomo, non è una donna. Chi è quest'animale d'informatore? È un animale, Francis è un mulo. Un mulo? Autentico. E io mi sarei scomodato per conoscere un mulo. Dov'è quel tizio che le ha soffiato nelle orecchie tante baggianate? Ma è proprio Francis. Il mulo. Che sciocca panzana mi va a raccontare? Non racconto panzane, dico sul serio. Aspetti che torni, vedrà da sé. Ritorni? Dove è andato? Probabilmente in cerca di notizie. Lei si ostina a affermare che è un mulo. Sicuro, le parrà inverosimile, ma Francis è un mulo d'eccezione. Fra poco discorrerà con lui. Ha detto discorrere? Certamente, ed è l'argomento che più le piace. Sei voluto prendere un po' di spasso alle mie spalle, non è vero, signor Sterling? No, signore. Allora lei finirà al manicomio. No, ma le sono appena uscito. Insomma, cos'è questa commedia? Ecco, le dirò io. Ma le sembra un tipo da menare per il naso? Ma neanche per idea, caro Gigi. Signor Garnett, ma che cosa fa? Che modi sono questi? Senta, se lei... Signor Garnett, che le è successo? Signor Garnett, risponda, signor Garnett, ascolti. Ho sentito un colpo. Oh, è morto. Garnett. L'assassino deve essere fuori. Mi lasci andare. Non ti muovere. Perché? Io voglio uscire. Tu non ti muovi di qui. Questa è bella. Mica l'ho ucciso io. Sarà la polizia a stabilirlo. Oh, insomma, la... polizia? Ma non l'ho ucciso io. Non ho fatto nulla, glielo giuro. Non l'ho ucciso io, ve lo giuro. Non ho fatto nulla. E allora chi è stato? Ma non lo so. Può darsi che avesse dei nemici. Jeff Garnett era ben voluto e stimato. Ben voluto? Ma signor Hansen, cosa sta dicendo? Era capo dei ricattatori. Ma dove hai sentito questa corbelleria? Da Francis. M'aveva avvertito, ma pensavo che scherzasse. Chi è Francis? Ve l'ho già detto tante volte. Non ricominciare con quel mulo. Se speri di cavartela con l'infermità di mente, bada che non l'attacca. Se voi lo mandaste a chiamare, chiarireste tutta la faccenda in un minuto. Perché non lo mandate a chiamare? Io chiamare un mulo? Una bella pretesa. E allora chiamate la ragazza che abita di rimpetto a me, ve lo condurrò a lei. Come si chiama? Maria Scala. Maria Scala? Che relazione ha con questa faccenda? Maria? Nessuna. Sta aspettando in anticamera da due ore. Maria è qui. Sta giù. Vuole accomodarsi, prego. Maria, sono felice che tu sia venuta. Sono accorsa appena l'ho saputo. Signori, siete in errore. Peter non ha ucciso il signor Garnett, non può averlo fatto. È diventata una vera persecuzione. Prima pazzo, poi assassino. Come sei cambiata. I capelli. Il vestito. E perfino gli occhi. Thank you.
e poi, insomma, tutto. Lo pensi davvero, Peter? Seriamente? Lo giuro, ma in verità prima non avevo mai notato che eri carina. Che voglio dire che eri così cresciuta. Oh, grazie, Peter. Tu sai che io... Oh, caro, ma... Io, ma cara, ci vedi io? Cari, mi spiace di disturbare le vostre effusioni, ma forse la signorina ha da dirci qualche cosa sul delitto. Che cosa? Senta, lei sa che ha ucciso Garnet? Io no, ma so che Peter non può averlo fatto, non schiaccerebbe una formica. Non credono che sono innocente, ma cambierebbero idea se venisse qui Francis. Ti prego, va a casa e portalo qui. Non posso. Francis è scomparso. Che? È scomparso. Come? È scomparso? No! Mi ha incaricato di farti i suoi saluti e di cavartela da solo d'ora in poi. È impossibile. No, no. Ma sarebbe sciocco. Come se la caverebbe senza di me? Capitano Creston, è proprio sicuro che il proiettile che uccise Jefferson Garnet fu sparato da quest'arma oggetto, eh? Assolutamente sicuro. E questa è la stessa arma su cui furono trovate le impronte digitali dell'imputato? La stessa arma. Per me è sufficiente, capitano. Ha domande? No, nessuna. Appena raggiunta la stalla, trovai il signor Garnet già cadavere e il signor Sterling che, stringendo un revolver, tentava di scappare. Io l'ho fermato. E quanto tempo ritiene sia passato fra quel colpo di revolver e il suo ingresso nella stalla? Oh, meno di un minuto. Per me è sufficiente, signor Parker. Ha domande da fare, avvocato? No, nessuna. Io servivo gli ospiti. Andai un momento in biblioteca. E che cosa ha sentito e visto? Il signor Garnet, che riposi in pace, stava dinanzi a costui. Udì chiaramente queste parole. È una minaccia, signor Sterling? E non ha udito altro? Nient'altro. Rinchiusi la porta immediatamente. Molto bene. Ha domande? Nessuna. Sia meno avaro del suo fiato, lo usi un po'. Sarebbe inutile, non ci rimane altro che confidare nella clemenza del tribunale. Ah, bene. Come? Le cose stanno andando per traverso. Sono 10 giorni che osservo i giurati, lo guardano brutto. Ho paura che finisca male. Papà, hai visto? Hanno messo già il cartello. Come se non dovesse più tornare. C'è una sola speranza, poter dimostrare che è picchiato in testa. Ma lo sai che non è pazzo? No? Aspetta che la giuria lo senta parlare di quel mulo. Papà, ti voglio dire una cosa che non ho ancora detto a nessuno. Ho parlato con Francis. E con ciò? Quando facevo l'ambulante parlavo ogni momento al mio cavallo. Sì, avanti, ferma! Scusa, papà, non hai capito niente. Ho parlato a Francis e Francis ha parlato a me. Ma certo, ho capito benissimo. Hai detto... che Francis il mulo ha parlato con te? Sì, papà. Oh, mamma mia, è contagioso. Adesso è pazza anche... Papà, ti supplico di credermi. Francis parla davvero. No, sta calmo un momento e mettiamoci d'accordo. Quando tu dici che il mulo parla, intendi forse che parla come un mulo? No, papà, Francis parla come noi. Ossia la lingua che parlo io stesso? Che è poi la lingua che parliamo tutti. Naturalmente. Sei ritornato. Tutti mandano i muli nelle altre bestie. Oh, santo Donato. Il mulo. Oh, mamma mia. Ciao. Papà, ti senti male, papà? Dopo aver sentito quella detonazione e dopo aver raccolto l'arma, che cos'altro ha fatto? Sono corso dietro all'assassino e l'autista m'ha... Comunque ammette che lei e Garnet litigavano quando fu sparato quel colpo. Sì, signore, sì. E per quale ragione litigavate? Credo che fosse irritato perché sapevo troppo. Che cosa sapeva di lui? Che comandava la banda dei ricattatori. Non è vero. Mentitore! Signor Sterling. Sì, signore. Lei ha lanciato una grave accusa contro un uomo che, essendo defunto, non si può difendere. Ha prove per dimostrare che questa accusa è fondata? Io no, signore, ma Francis le ha di certo. Francis? Chi è Francis? Ah,
Io non... Tanto prima o poi dovevo dirlo. Francis è un mulo. Imputato, l'acustica di quest'aula lascia piuttosto a desiderare. Sembrava che lei avesse detto mulo. Ho detto mulo, vostro onore. Signor Evans, si è sottoposto l'imputato a perizia psichiatrica? Sì, vostro onore, è stato esaminato da uno specialista valentissimo, il dottor Goodrich. Il dottor Goodrich è nell'aula? No, vostro onore, è in un sanatorio. Ha avuto un collasso nervoso. E quale fu il suo giudizio sulle condizioni mentali dell'imputato? Che è sano di mente, vostro onore. Io sapevo che lei non mi avrebbe creduto, ma Francis è un mulo. Un comune mulo, ha quattro gambe e due lunghe orecchie, però parla. Non solo, ma ha più cuore e cervello di tantissimi uomini. E avrei dovuto dargli ascolto, perché è il migliore amico che abbia avuto. Imputato, in attesa dei documenti sul suo stato mentale, non posso attribuire la benché minima importanza alle sue parole. La corte afferma e decreta che un mulo parlante non risponde a realtà, che non è mai esistito, non esisterà mai. Come e osa condurre qui un mulo? Non è possibile ammetterlo nella sala delle udienze. Le ripeto, è un testimone ed è venuto per deporre. Andiamo, Francis. Francis! Signorina, cosa significa questo? Si tratta di Francis, è venuto per aiutare il signor Sterling. Aiutarlo? Sì, come testimonio. È vero, Francis? Testimonio? Signorina, il tribunale non è l'arena d'un circo equestre. Questo oltraggio potrà costarle assai caro. Ma è una cosa molto seria, vostro onore. Francis è venuto per aiutarmi. È vero, Francis? Su, fatti sotto e di quello che sai sul conto di Garnet. Su, coraggio, di qualche cosa. Parla! Yes. Giovanotto, nessun trucco mi potrà far credere che quest'animale privo di parola abbia il dono della parola. Non so se la parola sia sempre un dono, ma lui parla se ne ha voglia almeno. Già, ma a quanto pare non ne ha voglia per niente. Forse vorrà prestare giuramento prima. Giuramento? Ma è inconcepibile! Ma lo dice lei? Oh, mi scusi. Avvocato, lo vuol far chiamare alla pedana dei testi? Io prestarmi a una simile farsa? Io faccio l'avvocato. Ma Francis può rivelare cose importantissime su Garnet, è vero, Francis? Ne ho abbastanza di tutte le vostre interruzioni. Usciere, faccia sgombrare subito quel quadrupede. Ma lei non può cacciare un testimonio. Signor Cavendish, lei è il mio avvocato, ha il dovere di difendermi. Lo faccia chiamare alla pedana, lo interroghi immediatamente. Impossibile, mi sembrerebbe d'essere un asino che discorre con un mulo. Ma con un vero asino ci si intende molto meglio. Non raccolgo l'insinuazione. Ma allora... è stato il mulo! Sì, signori, e lo spettacolo sta per cominciare. Tutto gratis. Silenzio, silenzio! Faccio sgombrare l'aula! Venga avanti. Va, Francis. S'accomodi, giudice. Alzi la mano destra. Il piede destro. Scusi, alzi lo zoccolo destro. Questo è il meglio che possa fare. Giù. In qualità di teste in questo processo, giura di dire la verità, tutta la verità e niente altro che la verità? Lo giuro. Come si chiama? Francis. È un cognome o un nome? E di quale genere è? Ma che specie di trappola è questa? Insomma, lei è un signor mulo o una signora mula? La cosa può interessare solo un altro mulo. No, lo dobbiamo indicare nel verbale. Insomma, lei è maschio o è femmina? E che ho forse la voce di soprano? Di sesso mascolino. Sta aspettando che lei lo interroghi. Io? Ah, già. Dunque, si
signor animale mulo, signor Francis, vuol dire a questa corte e alla giuria quello, tutto quello che le risulta in merito all'assassinio di Jefferson Garnet? So che almeno 1000 persone potrebbero averlo ucciso. Era il capo della banda dei ricattatori. E come lo sa? Tutti i rivenditori lo sanno e tutti hanno paura di parlare, ma non i loro cavalli. Cosa vuol dire non i loro cavalli? Quello che ho detto, giudice. Domani potrei far venire qui 100 cavalli a testimoniarlo. 100 cavalli? Parlano anche quei 100 cavalli? Parlare loro, ma non dica sciocchezze, giudice. Io dovrei fare da interprete a quei testoni. Vostro onore, mi oppongo. Non ti mischiare, procuratore. Ce la vediamo io e il giudice. Questa bestia di un testimonio testimonia per sentito dire. La Corte Suprema, nella causa Johnson contro Martin, interpretando l'articolo 702 del Codice di Procedura Penale, ha ammesso questa testimonianza nei casi di omicidio premeditato. Guarda un po', cancelliere. Volume 17, pagina 52, paragrafo 12, 34esima riga, colonna destra, in fondo alla pagina. Giudice, si accosti. Se lei aggiorna fino a domani, io le consegno l'assassino di Garnet. Il mulo è aggiornato. L'udienza è ammulata. Domattina, alle 10:30. Ah, grazie, giudice. Maria, Maria! L'assassino è già venuto? No, non ancora. Francis! Francis, svegliati! Che diavolo ti prende? Eh? Hai scelto un bel momento per dormire. Oh, hai qualcosa di meglio da offrire? Ma che, finora niente di nuovo. E mi hai svegliato per darmi questa gran notizia? Sei proprio certo che venga stanotte? Lo spero. Adesso distenditi, lasciami finire in pace il mio sonno. Ma non ti rendi conto che sono a un pelo dalla sedia elettrica? Beh, che vuoi farci? Se è destino, è destino. Avanti, Sterling, dobbiamo andare. La prego, può darsi che stia arrivando. Ormai non più, sarà giorno fra qualche minuto. Mi dispiace, signorina. Tu hai fatto il possibile, Francis. Fin da ora il mio processo è perduto. Andiamo, Sterling. Maria! È scala. Una macchina arrivata adesso. Veniva avanti a fanali spenti. Può essere lui, attenti. State giù. Francis, svegliati! Svegliati, Francis! Sono sveglio! Ascolta, c'è l'assassino! L'avevo detto! Ma non ci hai ancora spiegato perché è venuto qui? Per accopparmi! Accopparmi? Ma... sì, ha una maledetta paura che lo smascheri! Metti giù la testa! Giù! Cosa da dire se non so niente? Sono venuto per raccogliere notizie del mulo, invece raccolgo revolverate. Ah, tu cerchi notizie a mano armata? Porto sempre un'arma con me, perché una volta fui aggredito da un teppista. Quando sono entrato, ho sentito rumore e ho estratto il revolver. Non ho altro da aggiungere! Tu menti, Osti. Davvero? E come puoi provarlo? Se sai qualcosa, te la caveremo di bocca. E che? Credi di trattare con un marmocchio spaurito? Un momento! Un momento, ci penso io. Vieni qua. E adesso parla. Tu. Fermatelo. Mi abbatterà.
Sterling, parlagli. Ascolta solo te. Quando va fuori dai gangheri non ascolta nessuno. Avanti, parla adesso. Hai capito? Stappati la bocca, Dan Austin. Dici perché hai ucciso Jeff Garnett, eh? Perché? Non so di che cosa stia parlando. Ah, no, eh? Tu hai cominciato a odiare Peter da quando ha preso il tuo posto di reporter numero uno al Daily Record, vero? Sono sempre stato amico di Peter. Quando hai scoperto che Garnett era capo dei ricattatori, hai pensato di fargli un ricattino a tua volta. Sei impazzito. E quando Garnett ha tenuto duro, ti è venuta una fifa verde. Oh, è la storia più ridicola che abbia mai sentito. No, Dan. Siccome temevi che Garnett ti mandasse al creatore, l'hai ucciso tu e hai tentato con l'occasione di sbarazzarti di Peter. Sei il disonore della famiglia giornalistica. Non puoi provare niente. Oh, non è necessario che lo provi. Ti do solo 3 secondi per confessarlo. È meglio che parli. 1. Mi deve proteggere, capo. È suo dovere, è illegale. Se ti fa male, citalo. 2. 3. Guarda che questi sono tiri a salve, eh? Ma il prossimo no, te lo metto nel bersaglio. No, lo confesso, lo confesso. Parla o ti sfascio. Io ho ucciso Garnett. Ah, che citrullo. Confessare proprio ora che stavo per divertirmi. Ma non potevi tener chiusa quella bocca da rannocchio. Ah. Ehi, è ora di tornare a casa. A casa? Per essere soffocati da un'orda di cacciatori d'autografi e di curiosi? No, 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 no. Dobbiamo spostarci. Credo che abbia ragione. Sei così famoso che sarà un problema trovare un posto dove stare in pace. Allora avete intenzione di andarvene da New York? Temo di sì. Ma chi ha parlato di lasciare New York? Ah, io avevo pensato... No, lascia a me la fatica di pensare. Vedi, Peter, ieri, mentre tornavo dall'udienza, mi è successo qualcosa. Ma cosa ti è successo, amico mio? Se sapessi... come mi sento in gamba. Francis, guardami dritto negli occhi. Ecco, ti guardo. Birbaccione, sei innamorato. Ma no, non è possibile. Perché? Non è forse primavera? Oh, ieri dunque attraversavo il parco e lei era lì. Chi? La piccola. Ho sempre avuto un debole per le bionde. Oh, oh, vengo! Un momento. Francis! Francis, ma quella è una zebra. Beh, e che fa? La pregherò di togliersi il pigiama. Tu non essere impaziente, tesoro.